dietro di me c'è questo bellissimo spettacolo, questa cartolina che raffigura questo quartiere di nobili, di persone per bene. Perché sono qua? Già tempo fa avevamo segnalato questa discarica a cielo aperto, fatta di persone incivili innanzitutto. Condanniamo chi viene qua a buttare questa spazzatura, perché del quartiere nessuno si è permesso, perché fanno la differenziata, compreso io, mia moglie e tutti. Io ho scritto all'ASL, ho parlato col dottore Spinello, ve lo dico, il dottore Spinello ha girato al sindaco la mia segnalazione con preghiera di far scomparire questi rifiuti. 16 di novembre, sono 6 giorni e noi vediamo che la sera gatti, cani, topi giocano e magari poi camminando vanno seminando batteri, germi, altro che coronavirus. Qua è peggio. E ancora una volta io vi dico, amministratori, ufficio sanitario, pensate alla salute pubblica, che è il bene migliore che esiste. Oggi io denunzio in nome per conto di tutto il quartiere, anche dei commercianti, di sollevare e risolvere questa situazione. Io mi rivolgo all'amministrazione comunale, mi rivolgo agli amici, li nomino, Bruno Mancuso, Calogero Pedalà, che sono anche degli amici, degli ottimi amministratori. Lasciate stare la burocrazia, perché paghiamo le tasse, paghiamo la spazzatura, ma qua il rischio è alto. Gli studenti che passano, i bambini che passano, che toccano i cani, ripeto, i gatti, che camminando portano batteri, seminando eventuali infezioni. Questo è quello che vi voglio dire. Per favore, risolvete questo problema, perché è urgente, perché questo diventa rischio della salute pubblica. E io vi dico grazie per quello che farete. E una cosa, mettete le telecamere, andate a individuare l'incivile e disonesto che viene a buttare i rifiuti qua. Castigatelo e punitelo per come è giusto fare.